Ciao, oggi a Villa Sant'Uberto io ed Ecla parliamo della Lano. Gli antenati dell'attuale Alano sono sia l'antico bulldog che i grandi segugi utilizzati per la caccia al cinghiale. Questi erano tipo di cani tra il mastino inglese e il levriero. Nel 1878 un comitato di allevatori e giudici gettò le basi per l'allevamento di una razza canina tedesca. E nel 1880, in occasione di un'esposizione a Berlino, fu redatto il primo standard della Lano. Questo standard è stato revisionato nel corso degli anni fino al raggiungimento di quello attuale. La Lano ha un aspetto nobile e riesce a fondere nella sua corporatura grande, potente ed armoniosa fierezza, forza ed eleganza. Grazie alle sue forme ben proporzionate e alla sua testa espressiva, la Lano sembra una statua maestosa. La sua altezza algarrese deve partire da un minimo di 80 cm per i maschi e da un minimo di 72 cm per le femmine. Il pelo è corto e fitto, senza sottopelo. I colori ammessi sono fulvo, tigrato, arlecchino, nero e blu. L'Alano è dotato di una bontà istintiva, affettuoso e affezionato ai suoi umani, specialmente ai bambini. Infatti, adatto alla vita in famiglia, nonostante la sua mole, deve vivere in casa. Definito l'Apollo dei cani, se deciderete di fare dell'Alano la vostra razza, sappiate che il suo amore sarà pari alla sua grandezza. Io ed Ecla vi salutiamo, seguiteci sul nostro canale YouTube.